Ma ciao a tutti! Per oggi un video leggero parlando di cose di tutti i giorni come i graffiti. Sapete cosa sono, no? Sono disegni fatti sui muri o sulle strade o su oggetti in generale, in una città o un paese o quello che volete. Ma non sono disegni da niente. A volte alcuni artisti compiono l'impossibile, creando cose fuori dal comune e che magari oggi vi toglieranno almeno un sorriso, chi lo sa. Se siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo. Subito dopo che avrete dato un'occhiata al canale di gaming ufficiale del canale, ovviamente. Numero 1. E niente, spesso moltissimi gamer appassionati di graffiti dimostrano al mondo come tutto può trasformarsi in un gioco, come in questo caso, dove Super Mario esce pure da tubi del genere. Beh, non sono bellissimi, ma ehi, bisogna arrangiarsi con questa crisi. Non possiamo dare tutte le tubature pulite a Mario e basta solo per farlo saltare qua e là. Numero 2. Sapete di cosa abbiamo bisogno tutti ultimamente? Beh no, non soltanto soldi, anche se li vorrei tanto, come tutti immagino, ma di eroi che vengano a salvarci, come in questa incredibile scena completamente cambiata per rendere l'idea. Non so chi sia stato, ma adoro il modo in cui ha trasformato queste famosissime statue. Numero 3. Non capisco bene come mai una striscia e mezza manchi, non ha alcun senso. Devo attraversare fino a lì e fare un salto? Se fossi una vecchietta in difficoltà cosa dovrei fare? Comunque sia, qualcuno ha pensato di renderlo interessante con il nostro inimitabile Pac-Man di quartiere. Numero 4. Non so quando è successo, ma sono tristissimo pure io ora. Ci abbandona Raffaello, una delle tartarughe ninja. Chi era? Beh, una tartaruga, ninja o no? Ehi, spero di aver detto giusto, è Raffaello, vero? Numero 5. Noi non riusciamo a vederlo, ma in realtà in questo mondo si stanno svolgendo anche ora delle minuscole battaglie tra eroi e cattivi, e qualcuno ha pensato bene di disegnare una vera opera d'arte per dimostrarlo. Impressionante davvero, tanto di cappello. Numero 6. Sapete chi sono le persone più orribili del mondo? I cestini. Oh sì, loro sono davvero persone orribili, proprio come i cavalli. I cavalli sono persone orribili. E infatti qualcuno ha rappresentato alla perfezione questa cosa, dimostrando che i cestini sono cattivi perché ci rubano i biscotti e se li mangiano. Numero 7. Beh, sul cartello c'è scritto diabete. È un modo un po' estremo per dimostrarlo, ma qualcuno voleva farci capire che continuare ad andare al Burger King può portare a gravi conseguenze. Beh, io sono salvo, non mi tocca minimamente questa cosa, tanto vado solo al McDonald's. Numero 8. Vi ricordate Tetris? Tipo uno dei giochi più venduti di tutti i tempi? Beh, se non ve lo ricordate voi, qualcuno ci ha pensato a rinfrescare la memoria agli automobilisti. Quasi mi commuovo, io ci passavo le ore in questo giochino a scuola, in bagno, a letto, in cucina e di nuovo in bagno. Spero solo che nessuno si confonda con le strade. Numero 9. Una tipica situazione da tradimento. Chissà come diavolo ha fatto il tizio a disegnare sotto quella finestra senza insospettire nessuno. Questa era la domanda che mi ero posto all'inizio. Poi ho scoperto che non c'era alcuna finestra, era tutto un disegno. Pazzesco il realismo, avrà usato una RTX di sicuro. Numero 10. A qualcuno non piace per niente SpongeBob ed ecco che lo investono come se non ci fosse un domani e lo trasformano in una poltiglia. Nessuno mi deve toccare SpongeBob, amo la serie e mi ha sempre fatto ridere. Eppure è davvero un'opera d'arte creativa, quindi non so che dire se non andiamo avanti. Numero 11. Chiunque sia stato verrà rivendicato, amico mio, nulla rimarrà impunito. Troverò il colpevole e gli stringerò la mano perché è fatta davvero bene questa opera d'arte, se vogliamo chiamarla così. Numero 12. In Italia i graffiti sui treni rasentano il ridicolo e spesso sono orribili a mio parere da vedere, ma in Belgio sono tutto un altro livello, come questo incredibile treno, il cui muso ricorda un personaggio amatissimo da piccoli e grandi. Sapete chi è, no? Esatto, un Minion. Numero 13. Oh, mi scusi signore, non volevo, sa com'è il vento tira e nessuno ci rimette su in tempo. Così un vandalo viene a disegnare un'opera d'arte sopra di noi, rendendoci divertenti e senza senso. Ah, adoro certe cose. Numero 14. Ok, non è proprio un'opera d'arte, ma un sorriso è riuscito a togliermelo. Dovunque tu sia, qualunque sia il tuo nome o la tua professione o la tua età o qualunque fosse il tuo tasso alcolico in quel momento, sii fiero di ciò che sei riuscito a fare. Cioè, infilare un cono in un palo senza alcun valido motivo, solo perché manco capivi qual era il tuo nome per quanto eri fatto, bro. Numero 15.
Ok, non ho parole. Chiunque abbia fatto questo deve darmi un numero e dati anagrafici. Semplicemente spettacolare. E immagino anche difficile, vista la grandezza e la zona del disegno. Insomma, un applauso da 90 minuti per il genio. Numero 16. Ok, non so se voleva essere divertente il tizio che ha disegnato questo, ma a me fa una certa impressione. Mi chiedete perché? Beh, provate a fissarla per un paio di minuti buoni senza mai distogliere lo sguardo e capirete cosa intendo. Numero 17. Beh, dicevano che Gesù era dappertutto, ma non pensavo che davvero fosse in zone del genere anche, con dietro pure un bel campanile pronto a suonare per lui nel momento del bisogno. Insomma, com'è che si dice quando l'arte incontra la religione? Numero 18. Insomma, se non ci pensano gli addetti, qualcuno dovrà pur pulire queste strade. No, non intendo pulirle dai criminali, per quello c'è Batman, ma dalla polvere. Ecco quindi che arriva la cameriera del popolo ad aiutarci nell'impresa. Anche se sembra più polvere fattata all'Apollon. Insomma, maggiorenni, capitemi. Numero 19. Oh mio Dio, qualcuno mi aiuti, gridava la piccola porta. La mia amica sta male, non so cosa abbia, continuava a gridare. Ma nessuno volle aiutarla, e sapete perché? Perché in questo mondo, beh, le porte non urlano. Anzi, non parlano proprio. Numero 20. Questa è una moda nata forse in questi due anni, disegnare braccia a delle cose o a delle foto di animali, come in questo caso. Quando avete bisogno di un abbraccio sapete già come fare. E qualche piccolo vandalo geniale di strada ha voluto spiegare bene la situazione. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più. Film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo. Che dire, video leggero leggero per una giornata leggerissima, credo. Ricordatevi di passare anche dalla pagina di gaming del canale e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo. E mi raccomando, iscrivetevi!